Guerrieri, guerriere, buongiorno. Tutti parlano di prevenzione, ma quanto è davvero importante la prevenzione nel Krav Maga? In questo video ti spiego esattamente perché un corretto atteggiamento influenza fortemente le nostre capacità di successo, anche quando la prevenzione è fallita. Iniziamo col dire che sulla prevenzione si basano le nostre azioni di difesa. Se non c'è un atteggiamento preventivo, ovvero sia se non siamo consapevoli di cosa andiamo a affrontare e non stiamo preorganizzando delle azioni di risposta a quello che potrà succedere, stiamo sempre rincorrendo quello che ci capita. Non stiamo intervenendo su quello che ci capita, ma stiamo in qualche modo subendo e cercando di mettere delle toppe su quelle che sono delle problematiche che ci arrivano all'improvviso. Per spiegarti esattamente questo fatto, voglio raccontarti qualcosa che ha le basi su delle situazioni realmente accadute. Molto tempo fa, una compagnia aerea, se ricordo bene, sudcoreana, aveva avuto problemi riguardo a un'alta incidenza di disastri e malfunzionamenti, dovuta prevalentemente, sulla base delle ricerche fatte poi, a una cattiva comunicazione tra i membri dell'equipaggio. Questa cattiva comunicazione generava tutta una serie di errori a catena e si era studiato che dopo una serie di errori rimediare a quegli errori era praticamente impossibile. La faccio breve. Il concetto fondamentalmente è che non puoi cercare soluzioni su una montagna di errori. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'aspetto della prevenzione deve essere un elemento sottostante a qualsiasi allenamento. Noi non impariamo a combattere e basta, noi non impariamo a difenderci da determinate situazioni e basta, ma impariamo ad avere una mente costantemente allenata a capire che cosa sta succedendo e cercare di prevenire e trattare in anticipo quelle che sono le problematiche che vanno a sorgere. Chiudo con un proverbio, se ricordo bene, di origine ebraica, così rimaniamo nel tema Krav Maga. Il proverbio è questo: se ti fai prendere, se ti fai legare, se fai in modo che ti facciano salire in piedi su una seggiola e poi ti fai mettere anche un cappio al collo, ebbene, non stupirti se poi finisci impiccato. Può non far ridere in tutte le nazioni.